Liturgia. Dodicesima settimana, tempo ordinario, anno dispari, venerdì. Siamo con Abramo, nel capitolo 17 della Genesi. Abramo ascolta la parola del Signore che gli appare. Quando Abramo aveva 99 anni, il Signore gli apparve e gli disse: «Io sono Dio, l'Onnipotente. Cammina davanti a me e sii integro». Ecco, è questo il contenuto del patto, dell'alleanza. Dio che offre all'uomo, Abramo, un privilegiato che ha tanta fede. Anche se l'uomo dimostrerà i suoi limiti, avanzerà qualche dubbio, riderà un po' di questa promessa che potrebbe sembrare assurda a 99 anni. Mentre Sara ce n'ha 90, la moglie, concepire, avere ancora un figlio. Ma Dio è fedele. L'uomo deve manifestare la sua fede, ma Dio non può venir meno alla sua fedeltà, perché Dio è fedele, Dio è Dio. E non viene meno alla sua parola e alle sue promesse. Quello che chiede è che sia riconosciuto Dio onnipotente e che l'uomo cammini davanti a lui e viva con rettitudine, integrità. Il segno esteriore sarà la circoncisione, ma non è così importante come la fede. San Paolo, dopo la sua conversione, non farà altro che parlare della fede di Abramo, che è prima ancora del segno della circoncisione, questo segno che poi è stato adottato anche da altri popoli fino ad oggi e che purtroppo va a ferire anche il corpo sacro della donna. Ebbene, è nella fede che noi dimostriamo il nostro abbraccio totale al Dio della vita. E Dio promette ciò che Lui ha. Lui è vita, pienezza di vita, e quindi promette la vita, un figlio, ad Abramo, alla sua discendenza, all'unione con la sua moglie Sara, Dio della vita. Dio comunica se stesso. Gesù, lo sentiamo nel Vangelo di oggi, scende dal monte, ha svolto un discorso meraviglioso ai suoi discepoli e a tutta la folla. San Matteo, che era presente, raccoglierà questo discorso, il discorso sul monte, nei capitoli 5, 6 e 7 del suo Vangelo, il discorso sul monte. Il suo insegnamento con un grande miracolo. Un uomo, un lebbroso, si avvicina a lui con fiducia. Sarà il primo di quei 10 miracoli che, come in un secondo ciclo, un discorso, Matteo presenterà ai suoi lettori. Il riformatore, il Signore del cielo e della terra, che riforma anche ciò che l'uomo lungo il tempo ha sconvolto, adattato a se stesso, alla stessa legge di Dio, allontanandosi dalla sua piena volontà. Gesù timbra con la sua autorità divina e con il miracolo la liberazione dell'uomo dalle sue malattie, ma la malattia profonda dell'uomo è il peccato. Così quest'uomo viene liberato dalla lebbra.
La preghiera di quest'uomo, il lebbroso, è perfetta, perché dice: se vuoi. Un altro domanderà a Gesù così: se puoi. E Gesù si ferma, perché solo con la fede lui concede il miracolo. Gesù a quest'uomo, che esprime tutta la completezza di una preghiera nella potenza di Dio, risponde: sì, lo voglio. La fedeltà di Dio abbraccia la nostra fede. Anche oggi noi viviamo di fede, dobbiamo vivere di fede. La Chiesa, quando celebra l'Eucaristia, nel cuore dell'Eucaristia va a gridare al sacerdote, poi ai fedeli: mistero della fede. L'Eucaristia è il cuore della vita cristiana. Senza Eucaristia non si dà vita in Cristo. Abramo, a 99 anni, insieme a Sara, 90 anni, ha creduto nella potenza di Dio. Noi, eucaristicamente, siamo ancora più avanti di Abramo e di Sara, perché crediamo nella presenza reale del Signore e che quel sacrificio è lo stesso sacrificio della croce con cui veniamo redenti. La nostra fede la potremmo chiamare fede eucaristica, così è la fede della Chiesa, oppure la potremmo chiamare fede mariana, perché Maria con il suo sì ha superato anche Abramo, in quanto ha subito creduto all'onnipotenza di Dio. Dio può tutto, nulla è impossibile a Dio. Dio può creare la vita dalla stessa verginità.